Tutti. Allora, inizio questo vlog abbastanza tardi, nel senso che sono è mezzogiorno meno 10, meno 5, una roba del genere, meno 10, anzi meglio, meno 9 minuti. Lo so, ho un aspetto pietoso. Oggi è Ferragosto, io sono a casa da sola. Anzi, c'è mia nonna sotto, ma mangio su, nel senso che ci sono due o tre cose da finire. Mia mamma, il mio patrigno e i miei fratelli sono su in montagna. A me la montagna non piace, per cui me ne sono restata a casa. E boh, ho pensato di registrare un vlog, anche se oggi non farò niente di che, anziché tranne registrare questo vlog e un Get Ready With Me dove vi spiego alcune cose. E, o se non ve le spiegherò qui adesso, deciderò. E sì, c'è un brufolo qui veramente pietoso. Struccata faccio veramente schifo perché sulla faccia sono bianca, mortuaria, poi si va qui. E ho preso un po' di sole, nonostante mi sia bruciata, ma a quanto pare qui questa parte di spalle qui e questa parte qui del petto sono abbastanza scurette. Infatti non so se usare il fondotinta che avevo di Sephora o un altro, ma mi sa che sono tutte e due chiari. E boh, adesso io incomincio a fare il Get Ready With Me con un trucco credo abbastanza basilare, dove provo due o tre prodotti che avevo ordinato su Amazon e Amazon. Intanto poi in questo video qui vi faccio vedere anche delle cose che ho comprato e che solo che sono talmente poche che non mi metto lì a fare un video haul. E ci vediamo tra poco quando ho finito il Get Ready With Me. Ok, ho appena finito di registrare il Get Ready With Me, dove vi spiego anche perché non ho registrato più in queste settimane, in questi mesi così tanto. E boh, adesso provo a farmi delle foto di mi sistemo bene i capelli perché sono veramente una cosa allucinante. Mi sistemo bene i capelli, mi faccio una maschera al cioccolato che ho preso dall'OVS e faccio anche una foto per metterla come copertina del Get Ready With Me. E boh, intanto Eleonora è Miss World, quella che avevo fatto insieme alla Whisper Challenge. Non mi mandare i video, i messaggi mentre registro i video, perché veramente, cioè, magari sono tutta intenta a registrare i video e lei mi risponde ai messaggi. Comunque manchi tantissimo. Più che altro mi mancano le schermate con lei. E veramente una cosa insopportabile. No, adesso non facciamo le scene perché non sono da me. E boh. Ci vediamo più tardi quando magari mi sono struccata, mi sono messa a posto i capelli e ho fatto la foto. Speriamo che venga decente. Ok, mi sono struccata, mi sono fatta la maschera, che è questa qui. Che non so se si vede, voglio solo poi farvi vedere poi la quantità di trucco che avevo. Voglio dire, alle aziende che fabbricano queste maschere qui, quante pensate di chilometri abbiamo sulla faccia? No, perché allora vi spiego. Voi non sapete quanti strati mi sono fatta di sta maschera. Non so se la vedete che ce l'ho fino a qua. Perché veramente ce n'era veramente veramente tanto. E boh, adesso vi faccio vedere la quantità di trucco che avevo. Intanto poi ho dovuto lavare me mezzo lavandino qui perché era veramente sporco. E boh, della maschera. Ok, questi sono alcuni dischetti, ma guardate che roba che avevo. E adesso andiamo a buttarli e ci vediamo quando ho finito la maschera. Questi che belli nel accappatoio.
a dopo. Allora, uno sono questi pantaloni qui dell'OVS che l'ho comprati con i saldi, per cui li troverete ancora, lo spero, che sono un grigio più scuro di quello che vedete voi, con tutte queste scritte qui sulle gambe. E sì, ho i risvoltini, ma per il semplice fatto che non li ho ancora fatti accorciare, per cui per la mia lunghezza, cioè per la mia altezza, sono abbastanza lunghi, per cui ho dovuto arrangiarmi così. Con queste scritte qui, e mi piacciono veramente veramente tanto, e sono dei jeans. Poi ho comprato da Pinky queste canottierine qui, che adesso non ne mostro una, ma per il semplice fatto che sono uguali, identiche, solo di, ne avevo prese tre, solo di tre taglie differenti. Ho preso M, L e XL. E dire, come spalline mi stanno meglio quelle della M, perché non devo fare queste qui. Poi, questo non c'entra niente. Da Amazon ho comprato questi pennelli qui, che li vedrete poi, o li avete visti nel Get Ready With Me. E anche questo blush della Puro Bio. Poi, un libro di Clio Makeup, che sono più o meno, non dico metà, ma quasi sono arrivata qui, e mi piace veramente tanto. Adesso l'ho pagato forse 17,50 euro, non mi ricordo se l'ho pagato di meno, non lo so, perché forse era in sconto, non me lo ricordo. Da The Zenith ho comprato queste mutandine qui, che c'era la promozione 3 a 12,90 euro, ma erano rimasti veramente in pochi e non mi piacevano, e ho preso queste qui rosse, con queste qui, i ricami qui, no, brasiliane, molto belli, mi piacciono, e li ho pagati 5,90 euro. E poi questo reggiseno, questi reggiseni qui, che uno è questo e l'altro è quello che indosso, che l'ho preso uno nero e uno bianco al prezzo di sì, 12, 19 e 90, 20 euro. Mi piacciono veramente molti. Poi io volevo farvi vedere questo qui, che è un peluche di Pikachu che mi ha portato Ruth dal Giappone con furore quando era stato in Giappone. Mi piace molto perché adesso il letto è molto più decorato, ha un po' più di colore. Anche se le uniche due cose che utilizzo sul letto sono questi due, e casualmente sono tutte e due gialli, manco farlo apposta. Stavo dimenticando che poi dal Cry ho preso questo spinetto qui, che mi aveva preso anche mia nonna, e devo dire che funzionano veramente veramente bene. Adesso intanto metto anche a posto sta roba qui, perché sennò è veramente un casino. E allora, la maschera, quella lì che avevo preso dall'OVS, non so se era tipo da fare anche come scrub, ma io che l'ho fatta proprio seccare veramente un botto, mi ha fatto anche da scrub, per cui cioè ci ho messo un botto a togliermela, ci ho messo tipo 10 minuti a toglierla perché era veramente secca. E boh, è stato veramente un casino. Adesso mi riposo un po', tra un po' poi mi prendo un caffè e vado a studiare, che se no sono veramente messa male. Ok, mi sono riposata un po', adesso sono le 3 e 2 più o meno. Si sono, non più o meno, sono le 3 e 2. Ho preso anche un caffè e adesso vado a studiare, che lasciamo stare. In pratica sono andata giù in giardino, perché mi era caduta una cosa giù dove c'era la ghiaia, come ho corso, stavo correndo, il cane mi ha tagliato in pratica la strada e mi sono fatta male. Cioè, lasciamo stare, adesso vi faccio. E adesso questa è la situazione qui, qui sono tutta graffiata, prima era anche viola, e qui mi sono portata un po' via la pelle, ma va bene così. Mi metto qui a studiare, anzi vado a prendere, devo studiare, cioè devo fare queste cose qui, e vado a prendere un altro quaderno da mettere qui quando devo girare la pagina, e
e boh, ci vediamo più tardi. Buongiorno a tutti, allora oggi è il 16. Alla fine ieri ho studiato tutto il pomeriggio, ho studiato anche alla sera, per cui non sono riuscita più a vloggare. Tenendo conto che volevo fare un vlog anche oggi perché devo andarmi a rifare le unghie, vedete che è uno stato veramente pietoso sono, per cui no, vado a rifarle. Alle 11:30 devo fare anche i piedi perché i piedi come, no, come smalto sono ben messi, non è quello lo smalto, non smalto, è che soffro di unghie incarnite. Per cui devo rifarlo soltanto, intanto sono le, non mi tira giù la tendina qui, vabbè, ma comunque sono più o meno le 11, 10 e mezza, 10:35 lì, proprio al massimo sono le 11 meno 20, per cui finisco di sigaretta, mi preparo perché devo truccarmi anche perché non sono in condizioni presentabili. E boh, comunque oggi più o meno verso le 2, 2 e mezza uscirà il nuovo video. Finalmente. Ok, mi sono anche truccata. Adesso sono uscita, sto andando dall'estetista. Vuoi farvi solo vedere il trucco degli occhi, che non so se si vedono, ma ho usato una palette della Pupa che però non mi piace niente. Perché adesso ho capito perché non la stavo utilizzando, ce l'avevo lì. Perché non scrive una. Non scrive proprio una ciofeca. Cioè, per far restare il coso che ho dovuto, non sapete quanti strati di ombretto ho dovuto fare. Comunque adesso sono in quarto, vado a prendermi le sigarette e vado a prendermi il caffè e poi ci vediamo dall'estetista. Che ho finito dall'estetista, ho fatto sia le maniche che i piedi. Questo qui è il risultato delle mani. Piacciono un casino, sono un po' diversa. Va bene, le ho fatte uguali apposta e boh, adesso è quasi l'una. Sto andando a casa e boh, non so se continuerò il vlog o meno, perché non so che cosa faccio oggi, ma di sicuro studiare che devo finire delle cose. E boh, al massimo ci vediamo più tardi o in un altro video.